Bentrovati a tutti i telespettatori di Telenicosia, questa è notizia flash provinciale del 17 dicembre, curate dalla nostra redazione. Agira, in una sala gremita di partecipanti, si è svolto recentemente presso i locali sociali del circo e degli operai di Agira l'incontro di presentazione al pubblico del progetto Making History, ideato da Rita Loredana Foti e da Salvatore Longo Minnolo, curato dall'associazione .org e patrocinato dall'associazione Agirina Diodoro Siculo di Catania. Durante l'incontro sono stati presentati due volumi storie dell'integra città di Agira di Pietro Sinopoli e Agirium di Bonaventura Tardi ed altro materiale inedito che sono stati pubblicati sul sito internet agira.org ed interamente accessibili online. Ha introdotto i lavori il colonnello Carmelo Salbà, presidente dell'associazione Agirina Diodoro Siculo. Subito dopo sono intervenuti la dottoressa Rita Loredana Foti dell'Università degli Studi di Palermo, il professor Salvatore Longo Minnolo, il dottor Rosario Patanè del Museo Regionale Interdisciplinare di Enna. Gli organizzatori Carmelo Giammona e Angelo Rocca hanno evidenziato le finalità associative e le modalità tecniche di fruizione online. Nissoria, si è svolta sabato 13 dicembre presso il centro diurno per anziani Giovanni Paolo II a Nissoria una serata di beneficenza per raccogliere fondi per Telethon. Quella del centro diurno è una bella realtà nella quale credo molto, penso sia veramente importante fornire dei servizi alla comunità e dare la possibilità di usufruire di un luogo di incontro e aggregazione nel quale trascorrere qualche piacevole momento insieme. Questa sera, assieme ad altre due importanti realtà associative nissorine, Club 74 e Nissoria Club, abbiamo deciso di organizzare una serata di raccolta fondi per contribuire nel nostro piccolo ad aiutare una grande e seria realtà come quella di Telethon. Queste le parole della presidente del centro diurno, Rosalinda Scaminaci Russo. Villa Priolo, per la prima volta anche in questa frazione, è stata organizzata una maratona per Telethon, ovvero un evento di raccolta fondi da destinarsi alla fondazione che ormai da tempo, grazie alla costante attività dei propri volontari presenti sul territorio, finanzia la ricerca biomedica eccellente volta alla cura delle malattie genetiche rare. Il banco di raccolta fondi a Villa Priolo è stato allestito in Piazza La Furia grazie all'opera dei volontari locali Felice Rovello, Giuseppina Manno, Maria Mlasco e Ilenia Manno. Grazie all'adesione di circa 60 persone è stato consegnato al dottor Pappalardo, coordinatore di Telethon, presente per il saluto introduttivo della manifestazione, un assegno con il contributo di 280 euro, che per quanto modesto esprime tutto l'entusiasmo dei giovani della parrocchia che hanno coadiuvato Felice Rovello nell'organizzazione del banchetto. Nicosia, giorno 8 dicembre 2014, uscito a modo mio, Cristina Russo, canta Fabio Concato, un album di B-side dell'artista Concato, uno dei più importanti cantatori italiani, in stretta vicinanza con il jazz, che con la sua timbrica particolare ha raccontato le storie che ci hanno incantato attraverso questi lunghi 37 anni. La cantante siciliana Cristina Russo, prodotta dall'etichetta Roccascina Audio Produzioni in collaborazione con la distribuzione milanese Helidon, presenta un lavoro certosino regalandoci un disco sapientemente variegato negli stili ma con un mood riconoscibile, il tutto amalgamato con una voce black molto calda e particolare che riesce a modernizzare le canzoni interpretate. Giorno 19 dicembre al Teatro Garibaldi di Enna, alle 21 Cristina Russo sarà ospite del concerto di Concato, così come giorno 20 dicembre a Palermo al Teatro Savio, sempre alle 21, per promuovere l'album A modo mio dedicato al suo padrino musicale. Cristina Russo canta Fabio Concato. Nicosia, grande vittoria nell'insolito posticipo del lunedì, valido per la settima giornata del campione di Serie C di pallavolo maschile. I ragazzi di Mister Tripi hanno vinto la loro prima partita fuori casa espugnando la palestra comunale di Gravina di Catania. È stata una partita combattuta punto su punto. I biancorossi partono alla grande aggiudicandosi il primo set per 25-19, ma i locali non si danno per vinti e pareggiano i conti vincendo il secondo set sempre per 25-19. Il Nicosia Volley in giornata e si aggiudica il terzo set per 25-14. Nel quarto, pur giocando alla pari con il Gravina, il Nicosia Volley perde il set per 25-21. Nel tie break, nervi saldi e concentrazione fanno prevalere i biancorossi nicosiani che si aggiudicano il set per 15-8 e con il terzo punto anche la partita. E con questo abbiamo concluso, vi do appuntamento alla prossima edizione di notizie flash curate dalla redazione di Telenicosia. Per approfondimenti sulle notizie vi rimandiamo al sito www.telenicosia.it. Per le vostre segnalazioni potete scrivere a redazione@telenicosia.it. Un saluto da Sergio Leonardi.